Che novità ci sono per quanto riguarda il famoso progetto di qualche anno fa presentato dall'allora governo, i giardini d'Europa, che riguarda i Reggi Laghi? Noi in particolare come consorzio di bonifica siamo chiamati ad attuare il piano per la rinaturalizzazione dei Reggi Lanni. Siamo avanti dal punto di vista della procedura amministrativa perché abbiamo affidato attraverso delle gare importanti le progettazioni preliminari di due laboratori del progetto complessivo della rinaturalizzazione, che riguardano segnatamente la parte di sicurezza idraulica degli alvei che poi discendono dai monti dell'Irpinia verso la piana della Campania. E poi abbiamo affidato la progettazione preliminare ai nostri uffici tecnici per quanto riguarda la parte paesaggistica, cioè segnatamente il disegno del parco dei Reggi Lanni che verrà realizzato. Una volta definito il progetto preliminare, affideremo attraverso la procedura dell'appalto integrato la realizzazione del progetto esecutivo e dei lavori attraverso una gara europea. Quindi per riassumere, da 1 a 100 a che punto stiamo? Diciamo che siamo a 50 rispetto ai fondi che abbiamo ottenuto da parte del governo e della regione Campania. Stiamo procedendo secondo quelli che sono gli step previsti, che prevedono nel 2027 la realizzazione dell'opera.